dire che sono fortemente emozionato, anche perché dopo una 40ª edizione, devo dire eccezionale da tantissimi punti di vista, ma soprattutto per la presenza di Alice Alonso, per la 41ª edizione avevo delle perplessità, che cosa potremmo fare di più dopo il 40ª. E devo dire grazie a Daniele Cipriani, ma grazie agli amici di Positano, come il maestro Testa, che non ritorna a Positano, ma che è stato sempre presente nella nostra Positano, nel cuore di tutti i cittadini positanesi, per cui non è un ritorno, ma è il giusto compimento con la presidenza del premio a chi ha dato tantissimo alla nostra cittadinanza. Sono grato al presidente Salas per il suo lavoro che ha fatto come presidente della giuria, ma soprattutto per le parole che ha detto oggi, per le donazioni e per quello che è e che vuole rappresentare Positano per la razza. Logicamente ringrazio l'onorevole Giorgia Meloni che ci ha consentito di arrivare in questa sala malgrado i lavori della Camera non sono pienamente iniziati. Ringrazio il Presidente Mollicone per la sua presenza e per la sua vicinanza alla nostra comunità positanese. Dicevo, arriviamo al dunque, no? Dopo Alice Alonso, Grigorovic ci sembra il nome per dare ancor di più e ancor più lustro a quello che è il premio Positano Premio alla Danza, per cui veramente sono grato al maestro e sono grato alla scelta del presidente, del direttore artistico e del presidente Testa della scelta. Siamo veramente onorati di avere i suoi lavori nella nostra Positano. Logicamente mi fa piacere, oltre alla presidenza, di dare il premio che abbiamo istituito da 3 anni, il premio Luca Vespoli, un amico di Alberto Testa, ma un amico del turismo positanese, uno che ha dato molto a quello che è la danza nel nostro paese, e dare il premio Luca Vespoli ad Alberto Testa credo che sia un simbolo normale e veramente forse l'eccezionalità, mettere due persone eccezionali assieme. Sicuramente Luca sarà d'accordissimo con questa scelta e io sono personalmente grato a Luca per tutto quello che mi ha insegnato nel stare insieme a lui. Prima di chiudere, giustamente come ha ricordato pure il direttore artistico, voglio ringraziare tutta l'amministrazione, tutti i collaboratori che in pochissimo tempo abbiamo messo su un'organizzazione, spero quasi perfetta, perché la perfezione non è di questo mondo e non ci appartiene, a dire la verità, per cui ringrazio veramente di cuore tutti, dal direttore artistico all'amministrazione, allo staff che ci ha consentito di mettere su questa 41ª edizione che sarà sicuramente un successo. Quest'anno il premio è